Che pena. Posizione, uomini. I sudditi hanno occhio ovunque, signore. Metterò le informazioni a servizio dell'ordine. Quali informazioni può darci il re delle furie? Intrighi fra ratti. Puoi andare. Intrighi fra ratti. Pomposo idiota, se gli metto le mani addosso. Il mio padrone vorrebbe rimediare. Fratello. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re. Siver, vieni via. È fatta. De la Serre è morto. Gran maestro. Bravo. Thank you.
Girato all'ultimo secondo. Preso! Oh, giusto il tempo per l'inizio del mio regno. Il tuo regno? Finché ci sarà una corte dei miracoli, ci sarà un roi de tu. Dal momento che il posto era libero, eccomi qui. E con che velocità? Il corpo è ancora caldo. Diciamo che ho tirato i fili giusti in anticipo. Da quando sei arrivato alla corte dei miracoli? Mi hai usato. Hai ucciso il re. Quindi è reciproco. Che regno hai ereditato? È così, vero? Allora, giustizia è fatta, hai vendicato Morti, ti sei placato in mezzo al marcio. Marcio, dici bene. Ogni volta che mi sento vicino alla verità, ecco che si presenta un nuovo strato di sudiciume. Oh, cospirazione! Intrigo! La trama si infittisce. Qualche pervertito è un prete lascivo e avrai l'inizio di un grande romanzo. Preferirei un buon indizio. Così giovane, eppure così serio. Bene, buona fortuna. Hai già visto questo, suppongo? Dove l'hai preso? Me l'ha portato uno dei miei nuovi sudditi in segno di stima, credo. Oggetto curioso. C'è un solo argentiere che lavora il metallo così. Una lama come questa ha ucciso De La Serra. Ma immagino che lo sapessi già. Perché non l'hai detto? Dove sarebbe l'uomo se non dovesse mai fare domande? Se tutto gli venisse offerto su un piatto d'argento. Non saprebbe neanche più farsi domande. Oppure potrebbe arrivare ancora più in alto, libero dall'ignoranza. Forse. L'artigiano è François Thomas Germain. Proverai la sua bottega vicino alle sale. Grazie. Buona fortuna.